Questa è una storiella per bambini, si intitola Il fungo magico. Su una verde collina c'è una casetta, dietro di essa c'è un grande bosco. L'estate sta per finire e l'autunno è alle porte. I primi funghetti stanno per spuntare. Il bosco è in festa e anche gli uccellini sono contenti di rivedere i loro amici funghetti. Il sole li illumina e li fa crescere sani e belli. Ma una mattina i funghetti vedono arrivare tanti signori con dei grandi cesti e capiscono che li vogliono raccogliere. I funghetti si spaventano e cercano di nascondersi, ma le grandi mani dei signori li catturano. Ma un funghetto riesce a scappare e va a chiedere aiuto al grande mago porcino, che vive sulla cima più alta della collina. Aiuto, aiuto, grande porcino! Apri la porta, sono il funghetto Finfero! Ma che ti succede, amichetto Finfero? Perché sei così spaventato? Ci sono dei signori che ci vogliono catturare! Aiutaci, faccio una magia! Ok, amico Finfero, ti aiuterò a sconfiggere i signori, perché anch'io ho un conto in sospeso con loro. Io ti darò queste 4 foglie magiche che tu metterai ai 4 lati del tuo bosco e vedrai che domani mattina i signori cattivi avranno una bella sorpresa. La mattina seguente, come al solito, i signori si avviarono verso il bosco con i grandi cesti, ma uno dopo l'altro restarono imprigionati nel fango ai bordi del bosco e i funghetti non vennero mai più catturati. La magia del grande fungo si era avverata.